Jack Hermanson, il peso medio ex avversario di Marvin Vettori, viene letteralmente dominato da Khamzat Chimaev nello speciale match di wrestling disputato dai due atleti svedesi nella notte di venerdì. Un dominio indiscusso con il peso welter UFC che ha impostato il proprio ritmo dall'inizio alla fine, vincendo con un punteggio totale di 8-0, ragazzi, cioè vi rendete conto? I due connazionali ci hanno comunque regalato un gran bello spettacolo, con Hermanson che attraverso un post su Instagram ha così ringraziato Chimaev. Non è andata come doveva stasera, ben fatto Khamzat. Qualcuno vorrebbe vedere un match submission only da 20 minuti? Io ve la butto lì, to be continued. Chimaev ha risposto ad Hermanson mostrando tutto il rispetto dovuto all'avversario, dicendogli: fratello, sei stato tostissimo, ci vediamo in allenamento. Sul proprio profilo Instagram inoltre Khamzat ha aggiunto: è sempre un piacere lottare con te, fratello. Ricordiamo infatti che i due hanno condiviso e continuano spesso e volentieri a condividere il tatami alla All Star MMA di Stoccolma. Una scelta particolare quella di fare un match di lotta e non di grappling, come spesso capita tra fighter già sotto contratto UFC. Un evento che ci ha permesso di capire quanto effettivamente il lavoro sul fronte del wrestling di Chimaev sia prestante ed efficace, complice anche di una mole che lo ha fatto sembrare anche quasi più prestante fisicamente di un medio comunque grosso come Hermanson. E adesso passiamo a Dustin Poirier, che sali nei pesi welter in caso di vittoria contro Charles Oliveira. A dispetto di quanto si possa pensare, con l'ex campione dei pesi leggeri ad interim che apre come favorito per i bookmaker nella sfida contro il campione brasiliano, gli si potrebbe infatti spalancare le porte della divisione a 170 libbre. Nessun ritiro dunque, come era filtrato nelle ultime settimane. Non mi ritiro, assolutamente no. Ho 32 anni, sto bene, mi diverto e tutto quanto. Se tutto va bene salirò nei welter a 170 libbre. Però onestamente non mi interessa far record di difese titolate. E poi comunque prima devo disputare il match dell'11 dicembre. Vivo la mia vita ad un quarto di miglio alla volta. E dopo la citazione alla Dominic Toretto di Fast and Furious, Dustin sarà contento di sapere che incontrerà probabilmente anche Kevin Holland. Il nostro caro Holland si è infatti detto pronto al salto definitivo in una categoria inferiore dopo aver provato una run senza successo nelle 185 libbre. Una divisione decisamente più congeniale all'ex avversario di Marvin Vettori, seppur piena dei wrestler che rappresentano il suo incubo stilistico. E ora passiamo alle tesi complottistiche di Francisco Ngannou. Ricordate il siparietto in cui passò davanti al suo ex coach Fernando Lopez e al suo ex compagno d'allenamento Cyril Gane senza degnargli di uno sguardo? Ecco, a suo dire sarebbe stato tutto organizzato a tavolino dalla promotion. Credo che UFC stesse aspettando esattamente quello. Quando vedi quel video, loro stavano aspettando me appena oltre l'angolo. Non è stato come se volessero creare quella storia o cattivo sangue tra di noi, semplicemente volevano che quella scena si verificasse. Ci dovevano accompagnare ai nostri posti per l'evento, poi la signorina che doveva scortarci ci ha fatto arrivare dove c'era l'intervista e ci fa: oh scusate, ho sbagliato strada. Ad ogni modo non ho nessun problema con Gane, se li avessi salutati lui e il ragazzo che era con loro, ma senza salutare il coach magari gli avrei creato problemi, per cui è stato un po' un macello. Insomma, un Ngannou che stavolta cerca un po' di smorzare la rivalità, ma parlando di macelli, è stato un po' un macello anche il camp di preparazione di Kamaru Usman, che si è praticamente rotto una mano a 3 settimane dal match con Colby Covington, decidendo di affrontarlo comunque e riuscendo pure a mandarlo knockdown. Me la sono rotta prima dell'evento, molti nemmeno lo sapevano, 3 settimane prima per la precisione. E per concludere la puntata, un altro paio d'arresti. Ci sono infatti guai per due ex fighter UFC, ovvero Luis Peña, che è stato arrestato per la terza volta da giugno 2021, ancora a Pompano Beach, per rissa, violenze domestiche e percosse. Sinceramente non so cosa gli sia successo a Peña ultimamente, ma ci ha avuto un tracollo, ragazzi, bestiale con questi arresti. Spero che si riprenda, perché comunque inizialmente era abbastanza simpatico, ci teneva a rivendicare le sue origini italiane, quindi un po', devo essere sincero, mi dispiace. Mentre per quanto riguarda Anthony Rocco Martin, anche lui d'origini italiane, è infatti finito in manette per aver urinato nel corridoio di un casinò di Las Vegas, prendendo addirittura a pugni una guardia della suddetta struttura subito dopo. E per oggi è tutto, ragazzi, un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. CBA, never...